Abitare il futuro, opportunità sismica ed energetica. È il titolo del convegno tenutosi a Teramo per illustrare le opportunità del super bonus 110%, strumento che consente ai cittadini di provvedere all'efficientamento energetico delle proprie abitazioni e alla realizzazione di interventi per prevenire danni dovuti ai terremoti. Organizzato dalla Federazione Regionale Ordini degli Architetti Abruzzo e Molise e dall'Ordine degli Architetti della provincia di Teramo, l'evento ha visto gli interventi di amministratori locali, dirigenti di banca, magistrati, docenti, tecnici e imprenditori che hanno approfondito le rispettive materie. Il superbonus 110% è previsto dal decreto rilancio approvato a maggio dal governo e successivamente convertito in legge e aiuterà molto anche il processo di ricostruzione dei comuni del centro Italia. È uno strumento fondamentale, come giustamente ricordava lei in via generale, ma anche e soprattutto nella specifica situazione che vivono i nostri territori. È sicuramente un elemento che va ad integrare sotto un certo aspetto e potenziare gli strumenti per far partire finalmente la ricostruzione del nostro territorio. Questo è un tema che sta seguendo con grande attenzione il commissario Stefano Legnini e che abbiamo condiviso in sede di ANCI, non solo regionale ma nazionale, perché è sicuramente un elemento che incrementa le potenzialità di risposta sia sulla ricostruzione privata ma anche su quella pubblica. Proprio ieri abbiamo svolto una cabina di coordinamento, abbiamo assunto una prima decisione nel contesto di decisioni riguardanti il rapporto con i professionisti, abbiamo sancito che il super bonus, super sisma bonus può concorrere con il contributo di ricostruzione per la parte eccedente, non coperta, per quella che... Sì, che non è al 100%. Tecnicamente, no, per quella che per le spese aggiuntive, così. Perfetto, sì. E quindi costituisce un modo per evitare che i cittadini si accollino per avere edifici più sicuri sotto il profilo sismico, si accollino spese aggiuntive come spesso accade nelle pratiche di ricostruzione. La stessa cosa accadrà, ma occorre una norma di legge che è in via di emanazione per l'eco bonus, il super eco bonus, e credo che già dalla settimana prossima avremo innanzitutto la norma e poi interverremo con ordinanza. I punti forti sono sicuramente il grosso contributo economico, perché ricordiamo che non è gratuito ma è una cessione del credito che arriva al 110%. I punti deboli sono che paradossalmente rischiamo di non avere abbastanza imprese che possano lavorare su tutta la richiesta che attualmente c'è. La scadenza al 2021 deve essere sicuramente prorogata. Se fosse resa strutturale per un lasso di tempo più ampio avrebbe molta più efficacia, riuscendo a coprire tutte le richieste anche degli edifici più piccoli, perché attualmente ovviamente gli imprenditori si concentrano sui lavori più grandi e ciò potrebbe diventare un problema anche per la ricostruzione del sisma, perché se non ci sono le imprese non si ricostruisce.